noi del blog vogliamo sapere dove sono andati a finire 98 miliardi di euro di evasione fiscale delle concessionarie dei monopoli di Stato. L'indagine l'ha fatta questo signore qui, Ferruccio Sansa. È bellissimo che finalmente qualcuno applauda i giornalisti. Ed è bellissimo che finalmente qualcuno risponda a questa inchiesta che abbiamo fatto, visto che sono mesi che chiediamo a Visco di risponderci, che abbiamo chiesto a Prodi di risponderci e non si sono degnati di dire una parola. Ecco, la tattica che hanno usato loro adesso è quella del muro di gomma. Noi dobbiamo evitare che possano utilizzare questa tattica con successo. Dobbiamo ripetere fino alla noia le domande, a costo appunto di sembrare ripetitivi. Loro vogliono stancarci, noi dobbiamo continuare, resistere, ripetere le stesse domande finché non li fiacchiamo. Noi abbiamo scoperto, non è che ce lo siamo inventato, né che avessimo intenzione di prendercela con questo o quella parte politica. Ci siamo basati su atti di una commissione d'inchiesta e su quello che ha detto la Corte dei Conti, atti pubblici. Ci hanno detto che in base a un'inchiesta della Guardia di Finanza, cioè non di pericolosi sovversivi, le concessionarie di slot machine in Italia devono allo Stato e quindi a noi 98 miliardi, cioè quelli con 90, di euro. Ora, quando ci chiederanno nuove tasse per una manovra da 12-13 miliardi, ricordatevi che hanno regalato a queste società, alcune delle quali vedono nel loro consiglio di amministrazione persone famiglie vicine a Cosa Nostra, ed altre sono amministrate da persone, da membri di partiti politici, soprattutto Alleanze Nazionali, come invece il bingo era in mano ai DS e alla Lega. Ricordiamoci sempre che ci chiedete nuove tasse per 11-12 miliardi di euro, ci chiedete sacrifici per tagli di 11-13 miliardi di euro, ma dove sono finiti questi 98 miliardi di euro? In Parlamento già si parla di una legge che le soluzioni sono due: o una forfettizzazione della multa. Ma allora io, quando prenderò la prossima multa per un divieto di sosta, chiederò che mi sia forfettizzata. Oppure, addirittura, sentite, parlano di un condono tombale, cioè regalare 98 miliardi di euro a queste società private. Ora, noi seguiremo questa vicenda fino alla fine, voi stateci vicini e non dimenticatevi questa vicenda. Se parleranno di condono tombale, sarà regalare ad società quotate in borsa un tesoro molto più grande di quello che ci chiedono a noi. L'altro giorno abbiamo chiesto a Prodi, decine, centinaia, anzi migliaia di nostri lettori hanno scritto a Prodi chiedendo una risposta. Sul sito del governo la risposta è stata questa: attenzione, ci vuole cautela perché sono società quotate in borsa. Ecco, noi non siamo quotati in borsa, ma abbiamo bisogno dello stesso rispetto. Grazie, grazie a tutti. Grazie Sansa. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao.